1,4 miliardi di fondi comunitari assegnati alla Regione Abruzzo per il 2021-2027, soldi che andranno ad integrare le risorse del PNRR, del Fondo Complementare, dei fondi di sviluppo e coesione per il rilancio e la crescita dell'economia abruzzese. La nuova programmazione è stata illustrata in un evento a Villa Giulia, che ha visto come ospiti i ministri Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini in videoconferenza. I programmi regionali dei fondi strutturali sono il primo passo per rendere concreta la strategia del documento Abruzzo Prossimo. 4 tavoli tematici, uno per ogni programma comunitario, per ogni programma diverse le priorità. Il piano regionale FESR punterà su ricerca e sviluppo, connettività digitale, energia e ambiente, mobilità urbana sostenibile. Le 5 priorità del piano FSE invece saranno occupazione, istruzione e formazione, inclusione, occupazione giovanile, assistenza tecnica. In merito agli altri programmi, Marsilio ha spiegato che si è a buon punto e si spera di lanciare presto i bandi. C'è tutta una parte poi interessante relativa alle aziende agricole e alla filiera alimentare, fondi importanti, insomma, che, come ha spiegato pure il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, devono diventare PIL. Sospiri ha voluto sottolineare pure l'impegno del ministro Gelmini per l'Abruzzo a sostegno della rete idrica regionale, il porto di Pescara. I 4 capisaldi dei programmi regionali sono radici, identità, comunità e sicurezza, pilastri che per il governatore ispirano la programmazione degli obiettivi nella costruzione del quadro delle azioni che i programmi attueranno. Speriamo che il governo e la Commissione europea non ci facciano perdere altro tempo, perché siamo nel secondo semestre del 22 dobbiamo far partire la programmazione 21-27. Io avrei sperato prima di poterlo fare, però gli accordi di partenariato tra la Commissione e i governi nazionali hanno tardato ad essere siglati, ma noi abbiamo rispettato tutti i tempi non appena questi accordi sono stati fatti. Nel giro dei 90 giorni previsti abbiamo approvato in giunta e spedito alla Commissione i nostri programmi operativi. Speriamo che presto possano essere definitivamente autorizzati. Noi siamo pronti già da settembre, già dall'autunno, a pubblicare i primi bandi per mettere a terra questo oltre 1 miliardo di fondi a disposizione per lo sviluppo, per l'economia, per la formazione, per l'inclusione sociale.